Il Pigna Servizi Group SRL è azienda specializzata nel settore ambientale. Offre molteplici servizi, non solo smaltimento rifiuti, ma anche nolo di casse scarrabili per la raccolta di ogni tipo di rifiuti solidi, montaggio vasche settiche, scavi e ripristino condotte fognarie, trasporto conto terzi di ogni genere e tanto altro ancora. Nell'augurarvi buone feste vi ricordiamo che siamo in via Loreto 20 ad Ariano Irpino. Telefono 0825 827 202. Lo Conte Wi-Fi, telecomunicazioni in banda larga, vi augura un sereno Natale. Propone ai propri clienti soluzioni perfette e offre servizi di alta qualità. Ci trovi in Contrada San Nicola Trignano, numero 6, Ariano Irpino, Avellino. Telefono 0825 81908. Lo Conte Wi-Fi, efficienza e professionalità al servizio dei clienti. Amici di Città di Ariano, ben ritrovati con un nuovo appuntamento con Camera Sport, ultimo appuntamento del 2020, puntata speciale interamente dedicata all'Irpinia Centro Medico Atena, squadra di calcio a 5 femminile che partecipa al campionato di Serie A2 di cui potete seguire le partite in diretta sulla pagina Facebook di Città di Ariano. Oggi avremo sia il mister della squadra che due giocatrici qui ospiti nei nostri studi. Cominciamo subito a conoscere meglio appunto la realtà della squadra presentando il mister Luigi Battistone. Ben trovato, ciao, mister. Antonio, buonasera. Allora, il mister l'hanno visto già i nostri utenti, sempre purtroppo con la mascherina per ovvie ragioni, a fine partita. Allora, mister, Irpinia Centro Medico Atena, campionato di Serie A2 di calcio a 5 femminile, squadra che già l'anno scorso giocava qui al palazzetto dello sport di Ariano Irpino. Partiamo subito dalla stretta attualità. Prima vittoria stagionale domenica scorsa, dopo averne sfiorate altre. Un tuo giudizio su questo inizio di stagione di un campionato chiaramente particolare, che non può essere come tutti gli altri campionati? Sì, finalmente domenica, come hai detto tu, è arrivata questa prima vittoria stagionale dopo, a mio avviso, ottime prestazioni. Quest'anno purtroppo questo campionato va un po' così, nel senso con molte difficoltà. Fortunatamente siamo riusciti a ripartire e fortunatamente comunque il campionato sta continuando. Ripeto, è stato difficile per tanti motivi, sia dal punto di vista degli allenamenti, per riguardo la preparazione, dal punto di vista, cioè fino a qualche mese fa, prima che uscisse questo nuovo protocollo, c'erano settimane dove ti allenavi, però poi magari la domenica rischiavi pure di non giocare. Però, ripeto, fortunatamente stiamo andando avanti, anche perché sia io, ma anche tutte le ragazze, ma soprattutto la società, aveva voglia di iniziare e soprattutto di portare avanti questo campionato, e finalmente diciamo ci stiamo riuscendo. Un campionato che si conferma equilibrato, difficile, che nonostante manchino ancora molte partite per allineare bene tutte le squadre, ha già preso secondo me una sua fisionomia, già si è potuto capire insomma le squadre di vertice, le squadre di coda. C'è qualche sorpresa in negativo, in positivo di questo campionato che ti ha colpito? Bene o male ti aspettavi le squadre che occupano attualmente i posti in classifica? Ma diciamo che sapevamo che già rispetto all'anno scorso quest'anno il girone sarebbe stato molto più combattuto, perché parecchie squadre sono intervenute anche a mio avviso molto bene sul mercato, distribuendo varie giocatrici in più squadre. È comunque un campionato nazionale dove si trovano squadre, società e squadre molto preparate, e quest'anno a mio avviso su qualsiasi campo diciamo che può uscire qualsiasi risultato. Ovviamente ci sono squadre che sono state costruite per vincere e per il momento stanno mantenendo diciamo le loro aspettative, però ripeto, è tutto dopo, diciamo, a mio avviso dopo Molfetta e Bitonto ci sono
5-6 squadre che possono dire la sua tranquillamente, tra cui includo sicuramente pure l'Irpinia. Ecco, ricordiamo che le squadre dal secondo al quinto posto parteciperanno ai playoff, quindi sarà una lotta, penso, abbastanza agguerrita fino all'ultima giornata, perché anche a giudicare dai risultati che ci sono tra gli scontri diretti, sono partite molto molto equilibrate, in cui voi ne siete testimone. C'è anche veramente, ancor più del calcio a 11, c'è qualche episodio che può essere decisivo. Sì, allora, appunto, proprio per quanto riguarda gli episodi, quest'anno, a mio avviso, nelle partite al di là dell'ultima, noi abbiamo pagato molto i piccoli episodi. Siamo stati sfortunati in parecchi casi, però anche questo fa parte dello sport. Come hai detto tu, sì, dalla seconda alla quinta, diciamo, parteciperanno ai playoff, e quest'anno gli scontri diretti credo che valgono forse, se non il doppio, addirittura il triplo, perché poi comunque essendo 6-7 squadre ce ne sono parecchi di scontri diretti. Noi ne abbiamo già affrontati un paio e purtroppo non ci è andata bene, però comunque il campionato è ancora lungo e c'è ancora tanta strada da fare. Ecco, domenica ci sarà nuovamente una partita interna contro il Women Futsal Club, squadra di Grottaglie, e ricordo ore 16 domenica diretta sulla pagina Facebook di Città di Ariano. Chiaramente credo l'intenzione tua e delle tue ragazze di dare continuità alla vittoria di domenica scorsa, anche perché poi si giocherà comunque anche il 27 dicembre, poi si tornerà in campo all'inizio del 2021. Quindi credi che questi impegni comunque, diciamo, ravvicinati dopo un avvio a singhiozzo del campionato, possano essere comunque un bene per migliorare la condizione psicofisica della squadra? Sicuramente, anche perché, diciamo, fortunatamente affrontiamo adesso il calendario diciamo, è un po' più agevolato, affrontiamo due squadre, abbiamo il Grottaglie, poi affrontiamo la Uomo a Napoli, e spero vivamente prima di chiudere l'anno anche di recuperare la partita con la San Giovannese, dove sono partite che ovviamente è sempre il campo a dire la sua, però sono partite che, diciamo, possono farci prendere, al di là dell'aspetto della condizione atletica, ma soprattutto dal punto di vista morale, ci possono regalare punti importanti per il proseguo del campionato. Quanto comunque il Covid sta condizionando questa stagione sportiva, anche tu nei metodi di allenamento, nella preparazione della partita? Ecco, all'inizio ci poteva essere più incertezza, adesso fortunatamente sembra che le partite si stiano disputando, anche questa settimana si sono disputate anche dei recuperi, quindi credi che adesso la stagione possa diventare più normale possibile, più simile agli altri anni? Allora, assolutamente sì, diciamo che domenica è stata la prima domenica dove si sono giocate tutte le partite da calendario, finalmente alcune squadre sono tornate a giocare, anche fortunato, cioè è una cosa positiva questa, però come hai detto tu, adesso finalmente ci stiamo regolarizzando anche con gli allenamenti, quindi con le partite, perché all'inizio è stata difficile. Noi proprio per questo abbiamo anticipato di una settimana quest'anno l'inizio della preparazione, perché comunque le ragazze erano ferme completamente da 6 mesi. Qualcuna sì, aveva lavorato a casa, ma c'era qualcuno che per altri motivi non ha fatto praticamente nulla. E quindi diciamo che ci siamo presi queste prime settimane proprio perché avevamo messo in conto qualche problema fisico di qualche ragazza. Adesso, fortunatamente, ripeto, gli allenamenti proseguono tranquillamente, sembra che tutto si stia regolarizzando e speriamo che continui così. Ecco, quanto vi inorgoglisce portare il nome anche della squadra di una intera provincia come l'Irpinia, che ha una grande tradizione calcistica di calcio a 11, di calcio a 5, c'è anche la Sandro Abate nel maschile, vi sentite appunto portabandiera di una provincia che è anche stata duramente colpita, purtroppo qui ad Ariano lo sappiamo molto bene, dal Covid, e portare in giro appunto per l'Italia, ecco, il nome dell'Irpinia? Assolutamente sì, io diciamo è un anno e mezzo che sono qui alla guida di questa squadra e diciamo per me è diventata una seconda famiglia, sia la città di Ariano che tutta la società. È comunque una bellissima cosa raffigurare un'intera provincia in un campionato comunque nazionale, anche perché negli anni passati nel calcio femminile c'era stata anche già una squadra di Ariano, ma è bello vedere allo stesso tempo, appunto come hai detto tu, c'è la Sandro Abate nella Serie A maschile, ma vedere soprattutto pure in Serie A maschile ci sono 3 squadre campane. Diciamo che questo è uno sport che in Campania
è sempre andato bene, però ogni anno magari sappiamo bene quante difficoltà ci sono per le società che fanno secondo me grandissimi sacrifici per portare avanti i campionati. Speriamo che col passare del tempo aumentino sempre di più queste realtà. Ecco, un altro fattore che secondo te può influire, sta influendo sui risultati comunque delle partite, sull'andamento del campionato, è la mancanza del pubblico. Credi che, soprattutto ad Ariano, fortunatamente siamo in possesso di un palazzetto di una capienza buona, può influire anche questo sui risultati delle partite? O credi che anche le ragazze si siano abituate a giocare comunque con gli spalti praticamente vuoti? Allora, diciamo che purtroppo sì, adesso sono un po' abituate, però è triste dire la verità, affrontare partite in un campionato del genere senza pubblico. Assolutamente credo che il pubblico fa la sua parte, però purtroppo adesso diciamo che è impossibile appunto arrivare, cioè venire al palazzetto per vedere le partite. Infatti ringraziamo soprattutto appunto pure Città di Ariano per tutte le dirette che fanno che ogni domenica, in modo che così i nostri tifosi ci possono seguire da casa. Adesso ti faccio una domanda, tralasciando per un attimo il campionato, faccio una domanda da sportivo. Siamo in Campania, la scomparsa di Diego Armando Maradona è stato uno dei fatti più epocali, più tristi in questo 2020, che è già stato un momento difficile per tutti quanti. Per te cosa ha significato, cosa significa? Lo Stadio San Paolo ha cambiato nome? Allora, sfortunatamente io purtroppo non l'ho mai visto giocare, cioè sono nato proprio nel 1991, l'anno in cui Diego è andato via da Napoli. Però tramite mio padre, tifosissimo del Napoli, che tra l'altro pure io lo sono, sin da bambino, tra videocassette, DVD, video, diciamo che Maradona, a mio avviso, per Napoli è stato un segno di rivalsa, soprattutto al di là del fatto, diciamo, contro, come dicono magari tutti, contro il Nord. Io penso che proprio contro qualsiasi tipo di potenza sportiva Maradona sia stato un'icona per Napoli, per quello che ha regalato. Ovviamente tante persone si rispecchiano in lui, non nel tipo, diciamo, nel giocatore, ma proprio nella persona, perché diciamo che comunque a Napoli si sa che comunque nella provincia di Napoli, molto simile a Buenos Aires, lì dove è nato, dove è cresciuto lui, diciamo gli ambienti molto simili e molte persone si sono riviste in lui e grazie a lui, diciamo, hanno avuto tantissime gioie. Ti faccio due domande per concludere il tuo intervento. 6 punti in 6 partite, un bottino rispetto anche alla qualità delle prestazioni, ti lascia qualche rimpianto? Si poteva fare di più? Servirà da sprone per dare di più in futuro nelle prossime partite? Allora, come ti ho detto prima, che a mio avviso siamo stati molto sfortunati e soprattutto noi siamo stati puniti ad ogni piccolo errore. Sicuramente qualche punto in più a mio avviso ci sta, cioè assolutamente sì, però ovviamente non bisogna cercare mai degli alibi. La situazione è questa, sappiamo che dobbiamo, a differenza di altre squadre, dobbiamo recuperare ancora una partita e gara dopo gara dobbiamo sicuramente recuperare questo gap, ma lo dico perché so che la mia squadra può farlo tranquillamente. Ovviamente alle parole bisogna metterci vicino anche, voglio dire, la praticità, e quindi speriamo che già da domenica possiamo continuare con una vittoria. E ti chiedo per il 2021, quale Luigi Battistone, da uomo di sport, uomo di calcio a 5, cosa si augura per la stagione, per lo sport femminile in generale qui nei nostri territori? Allora, diciamo, mi auguro sicuramente di continuare per quanto riguarda il nostro campionato, che continui tranquillamente anche adesso con questo nuovo protocollo, dove ogni settimana, 48 ore prima della gara, ci sottoponiamo a dei test. Mi auguro, anche se sarà, quanto ho sentito, tipo verso marzo, anche i campionati d'eccellenza e tutti gli altri campionati regionali riusciranno a ripartire. Però la cosa che più spero che possa arrivare, anche se so che è quella più difficile, mi auguro di rivedere presto, subito, comunque le persone, sia nei palazzetti che negli stadi, a vedere, ad assistere agli incontri sportivi. Allora ringrazio mister Battistone, noi ci lasciamo per qualche istante, ma tra poco un nuovo ospite del Pinia Centro Medico Atena.
Smile by Gold Center vi augura buone feste. Vi aspettiamo nel centro storico di Ariano Irpino in via d'Afflitto 1, dove potrete trovare un vasto assortimento di bijou e profumeria e potrete trovare numerosi articoli in promozione. Vi aspettiamo per i vostri regali di Natale. Siciliana è pasticceria artigianale siciliana. Da noi trovi cannoli, vulcani, cassate, pasta di mandorle, ma anche torte per eventi e compleanni e pasticceria fresca. E nel fine settimana l'opportunità di gustare arancini siciliani. La pasticceria Delizie Siciliane augura a tutti voi un goloso e dolcissimo Natale. Ci trovi in via Cardito 47 ad Ariano Irpino. Telefono 0825 89 21 44. Sereno e felice Natale da I Maschi e le Femmine. I Maschi e le Femmine, moda ed eleganza per uomo e donna. Offre serietà e un'ampia gamma di grandi marchi e firme prestigiose. La boutique, da anni nel settore dell'abbigliamento, è sempre pronta a soddisfare le esigenze dei propri clienti con capi moderni ed esclusivi per ogni occasione. Inoltre, offre periodicamente promozioni e sconti speciali. I Maschi e le Femmine lo trovi in via Cardito ad Ariano Irpino. Telefono 0825 89 15 91. Rieccoci di nuovo in studio, puntata speciale di Camera Sport dedicata all'Irpinia Centro Medico Atena, e dopo Mister Battistoni abbiamo il piacere di avere Silvana Macchia. Buonasera. Portiere della squadra, un po' troppo impegnata in questo inizio di campionato. Sì, proprio tanto. Troppo? Cioè, ti sei arrabbiata con le tue compagne? No. Perché può capitare una partita... Una. Tante. Allora, Silvana, non vuole essersela sentito dire, però è una delle atlete più esperte della squadra. Più esperte. Quindi penso che te la faranno fatta già tante volte. Se ti senti un po' la chioccia della squadra, io non te la faccio questa domanda allora. Meno male, grazie. Loro si sentono, cioè capiscono che sei la chioccia della squadra, le più giovani della squadra, delle giocatrici più giovani della squadra, oppure no? Sì, dai, un po' diciamo che mi ascoltano, diciamo, quando vogliono. No, sono tutte, ci aiutiamo molto in campo, quindi cioè non mi fanno pesare questo mio, tra virgolette, essere grande, quindi va bene. Allora, ho chiesto anche, abbiamo parlato col mister prima, che tipo di stagione è, che tipo di campionato è, questo del girone D della Serie A2, tralasciando per un attimo il Covid, è un campionato comunque ti aspettavi, competitivo, difficile, sta rispondendo alle attese che avevate prima di cominciare? Sicuramente rispetto a quello dell'anno scorso è molto più competitivo, le squadre si sono tutte organizzate per bene. Sicuramente il Molfetta e il Bitonto hanno fatto acquisti proprio perché puntano a vincere qualcosa. Di certo puntiamo anche noi a arrivare magari ai playoff, quindi sicuramente ci sarà da sudare come stiamo già facendo. Io ho notato nelle prime partite, proprio nel tuo ruolo, mi sembra che ci sia un livello molto alto. Cioè, ho visto le squadre che vi hanno affrontato, partire dal Taranto, un livello molto alto di portieri. Cioè, i portieri sono tutti forti. Tu sei forte, no, tu sei molto forte. Io ti dico sempre, come dice il nostro mister, che noi i portieri li colpiamo. Vabbè, adesso è un po' ingiusto però per la categoria. Va bene, dai. No, penso che ci siano portieri molto, molto bravi, molto preparati sicuramente. È una costante dei campionati che hai giocato anche in passato? È un ruolo che c'è forse più attenzione al ruolo adesso, anche negli allenamenti? Sì, guarda, penso che piano piano tutte le società stiano prendendo un preparatore dei portieri, perché comunque è importante. Io fortunatamente anche in passato ho avuto il mio mister Gigi Battistone che mi ha preparato in porta, quindi fondamentalmente sono stata fortunata sotto questi aspetti, però mi rendo conto che molte società la figura del preparatore dei portieri non la prendono proprio in considerazione.
quindi io sotto questo aspetto mi reputo molto fortunato. Per quanto riguarda giocare negli impianti vuoti, ecco, il portiere, diciamo, ha la visione d'insieme di tutto quello che succede in campo, anche un po' fuori dal campo. È una distrazione non avere pubblico? È una carica in meno? Cosa vuol dire giocare in un impianto purtroppo quasi completamente deserto? Sicuramente non è piacevole, perché sai, il pubblico, soprattutto in casa, comunque diciamo che è un'arma in più, è una motivazione in più. Per quanto riguarda, io ti posso parlare di me, io quando gioco entro, mi concentro, quindi non è che ascolto tanto fuori quello che ci sta, quindi diciamo che per me, cioè, forse è importante che ci sia, però cioè, per me è uguale. 6 partite disputate, che squadra è l'Irpinia Centro Medico Atena? Cioè, gli avversari quando vi affrontano si devono aspettare una squadra aggressiva, difensiva, offensiva? Che tipo di squadra siete questa? Guarda, io penso che siamo una squadra un po' sia offensiva che difensiva, nel senso che noi l'anno scorso siamo stati la miglior difesa, abbiamo subito poche reti. Vuoi anche che il campionato sicuramente era diverso rispetto a quest'anno, però io dico sempre che le squadre contro di noi cacciano sempre la scienza, no? Però sicuramente siamo una squadra grintosa, una squadra competitiva, una squadra che vuole vincere, perché noi quando entriamo in campo vogliamo vincere. Poi si sa che il pallone è questo. Hai parlato di, come il mister prima, hai parlato di Bitonto, Molfetta, invece delle squadre che avete affrontato fino adesso, la squadra che ti ha più colpito favorevolmente? Guarda, secondo me, cioè, fondamentalmente, cioè, non è che mi ha colpito particolarmente qualcuna, perché il Molfetta già lo conosciamo, anche se non l'abbiamo ancora incontrata, bene o male la conosciamo, perché ci avevamo l'anno scorso pure nel nostro girone. Forse la New Cup. New Cup, sì. Partita finita 0-0, sì. Pure quella con qualche, parlavamo prima con mister, forse qualche rimpianto anche in quella partita. Sì. Si poteva vincere forse. Sicuramente sì. Alla fine. Domenica invece contro la Woman Futsal Club, partita che sulla carta, facendo tutte le scaramanzie del caso, mi vede comunque favorite, contro la squadra pugliese. Ultima partita in casa del 2020, penso che c'è tutta la voglia di far bene. Certo, vogliamo sicuramente chiudere quest'anno con un'altra vittoria. Poi, come ha detto il mister, abbiamo ancora il Napoli, la Woman Napoli il 27, sì. Forse questo recupero che ci sarà prima dell'ultimo dell'anno, però sicuramente cercheremo di portare a casa i 3 punti, anche perché l'anno scorso anche il Grottaglia stava nel nostro girone, quindi già l'abbiamo affrontato. Un avversario che comunque già conoscete. Ti chiedo anche un portiere di calcio a 5 o di calcio a 11, portiere preferito o portiere del calcio femminile, un portiere Guarda, a cui ti ispiri? A me piace molto, no, non mi ispiro, ti direi Gigi Battistone, dai. Sarcasticamente, no, vabbè, i portieri ce ne sono tanti, però poi, cioè, io guardo il mio, non ho mai pensato a prendere una figura per ispirarmi. Sono cresciuta con Battistone, quindi fondamentalmente. Ma non è che ti chiederanno anche di segnare qualche gol prossimamente? Magari, vorrei tanto. Perché vedo che comunque il portiere di movimento è una mossa che il mister. Sì, ma il mister non me lo lascia mai fare. E perché non te lo lascia? Non lo so. Che non si fida del tuo piede, delle mani penso di sì che si fida ciecamente. Probabile, però io segnerò, questa è una promessa. Questa è una promessa, sì. Quindi una promessa facciamo a tutti gli utenti cittadini. Speriamo di vederlo già domenica. Speriamo. Allora in diretta. Speriamo. In gol, anche perché aspettiamo la prima vittoria in casa, sì. di questa stagione. E prima di salutarti, Silvana, ti chiedo, come ho chiesto al mister, anno 2021 ormai alle porte, speriamo di metterci alle spalle un 2020 che è stato molto molto complicato, per usare un eufemismo. Qual è la tua aspettativa dal punto di vista sportivo e perché no anche dal punto di vista umano per la situazione generale? Guarda, io mi auguro che prima di tutto che questa pandemia che ci ha colpito finisca presto, perché veramente è diventato pesante un po' tutto. Poi per quanto riguarda la mia squadra, io mi auguro di ricominciare il 2021 con,
con delle vittorie, arrivare ai playoff, comunque dare soddisfazione anche a una società che non ci sta facendo veramente mancare nulla sotto tutti i punti di vista. Ultima curiosità, ti chiedo sulla scelta del numero di maglia. Tu porti il numero 22, sì. C'è un motivo mamma, particolare. Il giorno del compleanno di mia mamma, il 22 di gennaio. 22, ah, quindi tra un mese sì. compirà gli anni. Sì. Silvana, ti ringrazio, ci vediamo domenica in campo. Rinnovo l'appuntamento, ore 16, domenica sulla pagina Facebook di Città di Ariano. Ci fermiamo ancora per qualche istante e tra poco Anna Lucia abbraccia sulla sedia. Terribile. Ok. Manganiello prodotti tipici dal 1974. Non esiste nulla che non possa essere risolto con un sorriso e un buon pranzo. Da noi puoi trovare i migliori prodotti tipici e tante altre prelibatezze. Vieni a trovarci nel periodo natalizio. E ricorda, il 24 dicembre sarai omaggiato con un fantastico gadget. Da noi è attivo anche il servizio acquisti cashback. Siamo in via Cardito 9, Ariano Irpino, Avellino. Tutto lo staff vi augura buone feste. Nuovamente in studio, negli studi Città di Ariano, grazie alla regia di Antonio Pannese, Camera Sport, puntata speciale sull'Irpinia Centro Medico Atena, dopo Mister Battistone, dopo Silvana Macchia, Anna Lucia abbraccia la nostra ospite. Buonasera. Ciao Anna Lucia. Allora, parto dalla coda di Silvana. Tu hai scelto, tu indossi il numero 7. Sì. È un numero particolare? C'è qualcosa che ti lega a questo numero? Diciamo che è semplicemente una scommessa. Il primo anno che sono arrivata a Bisaccia, insomma, avevo una scommessa con una mia amica e, diciamo, per mancanza del numero 16, perché già occupato, ho fatto 6 più 1 e il 7. Quindi il 7. Quindi non c'entra con il 7 di Cristiano Ronaldo, perché no. Abbiamo scoperto che sei tifosa della Juventus. Adesso non so se ti farai nemici, amici, quindi non c'entra con quello. No. Allora, Anna Lucia, tu sei una delle giocatrici più giovani, eh? Abbiamo toccato gli estremi. Silvana ha detto che non dovevo sottolineare questa cosa. Tu però sei 99, eh? Quindi una delle giocatrici più giovani, però comunque sei uno dei punti di forza della squadra, soprattutto in attacco. Ti senti un po' questa responsabilità addosso di essere comunque una delle giocatrici anche in campo magari più cercate dalle compagne? Sì e no, da un lato sì, però dall'altro ho tutte le mie compagne che non mi fanno assolutamente sentire questo peso e che all'interno del campo mi aiutano dal primo secondo fino alla fine. Domenica scorsa è arrivata la prima vittoria, finalmente in trasferta contro un avversario non semplice come il Cusco Senza. Pensi che è stata la tua miglior prestazione personale da quando è cominciato il campionato? No. A mio avviso no, credo che la miglior prestazione dall'inizio ad oggi sia stata quella contro il Lamezia e non di domenica, però finalmente abbiamo ottenuto i 3 punti, quindi sono contenta. Sei soddisfatta del livello che ha raggiunto la squadra? Come detto in precedenza, è una stagione anomala per tanti motivi.
Il campionato è difficile, forse non so se è più difficile, te l'aspettavi così? Risponde alle tue attese anche delle avversarie? Sì, diciamo che rispetto all'anno scorso, come già hanno detto sia il mister che Silvana, è un campionato molto più competitivo, quindi mi aspettavo di trovarlo appunto molto più competitivo. È stato un inizio molto complicato, vista anche la situazione in cui ci troviamo, che appunto ci ha portato ad affrontare questo campionato in maniera anomala. Però spero che dopo i 3 punti ottenuti domenica, piano piano, riusciamo ad affrontarlo nel migliore dei modi. Hai la sensazione che dopo un inizio, come detto, problematico, adesso vi state allenando con regolarità, il gruppo è praticamente al completo, c'è stato anche un nuovo innesto di arrivata Maria Chiara Iannaccone. A proposito, che volevo chiedere come va l'inserimento, è arrivata, ha giocato già un paio di partite, domenica già l'ho vista più inserita rispetto a una partita d'esordio. Sì, diciamo che quello di Maria Chiara Iannaccone è un ritorno. Comunque è stata qualche anno fa a giocare insieme a noi, quindi la conosciamo tutte quante. E l'inserimento insomma all'interno della squadra, sia in campo che nello spogliatoio, non ha visto assolutamente difficoltà, anzi. E sì, dopo questo inizio particolare, credo che finalmente adesso, sia per quanto riguarda gli allenamenti che per quanto riguarda le partite, speriamo di riuscire a mantenere, diciamo, la soglia un po' più alta. Tu sei il vice capitano anche della squadra, ma quindi quando c'è da parlare degli umori della squadra col mister, parli tu insieme al capitano? Andate insieme, andate tutte quante, fai da portavoce, come succede nello spogliatoio? No, diciamo che il punto di riferimento è sempre il capitano. Innanzitutto parlo con il capitano e poi è il capitano che parla con... Quindi è il capitano che da solo affronta il mister, quindi si prende tutti poi i rischi del caso. Se c'è bisogno le do una mano. Ti volevo chiedere, domenica appunto partita in casa contro la Woman Futsal Club Grottaglie, sentite comunque di essere temute dagli avversari? Io ho avuto l'impressione che comunque tutte le squadre che sono venute a giocare qui al palazzetto dello sport di Ariano e che vi hanno affrontato in casa comunque hanno grande rispetto della vostra squadra. Sì, dopo il campionato dell'anno scorso, credo, in cui appunto siamo riusciti a dire la nostra, anche se è stato interrotto sul più bello a mio avviso, credo che è stato anche capito un poco il valore della nostra squadra, ed è per questo motivo che, come le altre squadre, credo anche il Grottaglie venga con la consapevolezza comunque di trovare di fronte una squadra che potrà metterle in difficoltà, e speriamo di farlo, insomma. Il mister Silvana Macchi hanno parlato di Bitonto e Molfetta come squadra da battere. Sei d'accordo? C'è qualche altra squadra che secondo te può ambire al primo posto, comunque ai primissimi posti della classifica, oltre a voi chiaramente? Allora, oltre Bitonto e Molfetta, io credo che ci sono altre 5-6 squadre che, niente da togliere al resto, però potrebbero ambire tutte al primo posto, perché appunto è un campionato molto competitivo e quando si scende in campo la domenica, il calcio a 5 è fatto di episodi, quindi basta veramente poco per portare a casa i 3 punti, e credo che oltre il Bitonto del Molfetta ci sono altre 5-6 squadre, comprese noi, che possiamo ambire al primo posto, ecco. Come detto, dopo la partita di domenica tornerete in campo il 27, in trasferta il 27 dicembre, ma il mister vi ha dato già la dieta per Natale, pochi panettoni, diciamo digiuno che... totale, già vi ha dato qualche indicazione. Quest'anno, oltre il campionato, è proprio il calendario è anomalo, cioè giocando il 27 significa che passeremo una vigilia, una mattina della vigilia, tutti insieme allegramente a correre nel palazzetto. Allegramente, allegramente. Allegramente. E giocare appunto il 27, poi ci potrebbe essere questo recupero, sì, con la San Giovannese fuori casa. Speriamo che tutto il campionato possa allinearsi il prima possibile, chiaramente per avere un'immagine d'insieme, anche se credo che, come dicevo prima col mister, il campionato ha preso più o meno la sua fisionomia, non so se sei d'accordo. Sì, da domenica scorsa speriamo e credo finalmente insomma si sia messo sulla retta via, quindi speriamo che proceda nel migliore dei modi.
Allora, Silvana ha promesso di segnare. Tu, in caso di necessità, sei pronto a parare un rigore, un tiro libero, a metterti in porta? Assolutamente sì. Quindi questo è il giusto spirito di squadra, perché non è detto che poi i portieri si avventurano, però poi bisogna dire se gli attaccanti si mettono in porta. Anche se mi fanno strani gesti comunque dal pubblico che abbiamo in studio. Annoci, anche a te chiedo, 2021 cosa ti aspetti dalla squadra dal punto di vista personale e dal punto di vista, diciamo, della situazione generale? Dal punto di vista della situazione generale mi auguro e spero che diciamo, questa pandemia possa man mano portare ad un miglioramento, insomma, perché la situazione sta diventando veramente pesante. Per quanto riguarda la squadra, anche dal mio punto di vista, mi auguro di riuscire a portare a casa quanto più punti possibili e soprattutto ogni domenica di dimostrare il valore della maglia che indossiamo. Allora, Nanocia, io ti ringrazio. Ringrazio il mister, ringrazio Silvana Macchia. Domenica, ricordo ancora, ore 16, diretta sulla pagina Facebook di Città di Ariano, ultima partita in casa del 2020, ne saremo al Palazzetto dello Sport, al Palacardito, per seguire le ragazze. Io ringrazio Antonio Pannese in regia, ringrazio le nostre Eulalia e Dolores per le locandine. Io faccio questa, ripeto, è l'ultima puntata di Camera Sport del 2020, ci rivediamo sicuramente nel 2021 con le ragazze dell'Irpinia Centro Medico Atene. Speriamo che tutto lo sport locale possa ricominciare quanto prima. Da parte mia, da Antonio Guarini, un augurio di buon Natale, di un felice anno nuovo. Speriamo che un augurio che possa realizzarsi davvero nel 2021. Intanto vi saluto, vi auguro comunque un buon fine settimana. Domenica ricordo ancora la diretta con le ragazze dell'Irpinia Centro Medico Atena. Un saluto a tutti, un buon fine settimana e come sempre Forza Ariano.